La parte più bella alla fine, secondo me. Raga, siamo entrati. Questa diciamo che è la cantina barra taverna. Qua c'è un pozzo. Cioè, e qua ci saranno i demoni che escono da sto pozzo. Guardate qua. Tutti gli archi. Non c'è praticamente niente se non anche un forno. Qua ci facevano i pizzogeni, ci facevano, raga. Pizzini. Pizza. Tac. Che pizzate che niente. Mamma mia. Qua pizze atomiche, raga. Atomiche. Questi con una villa così a... Raga, ci abbiamo messo un botto a trovare l'entrata. Però siamo riusciti a trovarla. Raga, nell'urbex, come nella vita, non bisogna mai ballare, mai arrendersi. Fino all'ultima speranza bisogna continuare a lottare, giusto, Stocchi? Sì. Mettetevi i pantaloni lunghi anche. Adesso dobbiamo, raga, solo trovare il modo di riuscire ad andare di sopra. Solo quello. Cioè, guardate qua, giusto per farvi capire da dove siamo entrati. Speriamo riusciamo di riuscire ad uscire. Minchia, ma che cammino doveva essere questo? Madonna. Qua c'è. Qua ci sono delle scale, raga. Permesso. Raga, siamo dentro la villa. Siamo dentro, raga. No. No. Io sono... Ma raga... Ma di cosa stiamo parlando? Cioè... No. Guardate qui. Ma qua siamo in un museo. Qui siamo in un museo, raga. Mamma mia. Guardate qua. Io sono senza parole. Cioè, questo è l'ingresso. Scusate se parlo a bassa voce, ma c'è il rischio che ci scoprano. Cioè, guardate qua. Guardate qua. Cioè, io rimani senza parole. Ma come fa una villa del genere a essere abbandonata? È incredibile, io non sono senza parole. Guardate l'ingresso. È una delle ville più fighe che abbiamo mai fatto. Mamma mia, ma è stupenda, veramente. Stupenda. Guardate lì. Sembra di essere in un... Cioè, un museo, raga. Questo qua è un museo, è un peccato che questa cosa qua la possano vedere solo le persone che fanno i urbex. È veramente un peccato. Cioè, guardate anche lì. Anche qua l'affresco. Wow. Wow. Stocchi. Bah. Guardate qua. Guardate qua. Wow. Wow. Questo è un qualcosa di incredibile, veramente. È un qualcosa di incredibile. Sono senza parole, senza parole. Hai sparato la mamma. Sì, come sempre, guardate. La mamma degli idioti è sempre incinta. Brava. E anche lì. Guardate qua, che peccato. E anche questa, non so se gliela spaccata il posto. O se, ma, chissà. Non so che è caduto col tempo. Cioè, guardate qua, raga. Wow. E di qua cosa c'è? Un'altra stanzina di leggerini. Vabbè, anche lì guardate affreschi, raga. Ghiangioletto! Guardalo! Ci sono anche Vabbè. No words. No words. Arrivo. Guarda qua. Cioè, ma vabbè, Nico, vieni qua. Guarda qui.
La gemella di qua. Anche di qua. Wow. Scusate il volume, ma dobbiamo stare attenti che se ci scoprono... Ci sono tre persone che stanno venendo qua. Guarda, dal vialetto. Veloce. Facciamo e andiamo via. Villa e tagliamo l'angolo. Guardate qua, quanto fa ansia quello lì nascosto lì dietro, raga. Guardate il tetto, guardate, io sono senza parole, raga. Senza parole. Guardate anche qua. Qua mobili. Io, raga, cioè di fronte a queste cose qua rimango allibito, veramente. Tanta, tanta roba. Senti, stanno già facendo del casino. Non so. Altri urbex. Ah, sì? Sì. Guardate qua, raga. Cioè, io penso che un'esplorazione del genere non mi ricapitava mai. C'è una scala che porta ancora su. Ah? C'è una scala che porta ancora su. Dove? Andiamo. Raga, sotto suggerimento dello Stocchi stiamo andando di sopra. Sperando che di riuscire a scendere poi. C'è il sottotetto, raga. Ah, che schifo. Vabbè, ma non c'è niente, raga, è un sottotetto normalissimo. Stocchi, Stock, dove sei? Giù. Stai scendendo. Andiamo, scendiamo. Sembra uno scontato.